Un giorno di nebbia nella pianura padana. Un aereo è caduto. A bordo v'erano tre uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Il bireatore veniva da Catania, avrebbe dovuto atterrare a Linate. Invece si è disintegrato in volo nel cielo di Bescapè. Il ministro Bo è il primo a giungere sul luogo del disastro. Come è accaduto? Lo chiediamo a un contadino che abita nei dintorni. Tornando dal paese, ho visto dalle fiamme. Io e il mio amico siamo andati a accertarci di che si trattava, visto che era un apparecchio che bruciava. Siamo tornati al paese e abbiamo dato l'allarme. A poche ore dal tragico incidente, il ministro Tremelloni ci dice di Enrico Mattei. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano, e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Alla sua memoria noi ci inchiniamo reverenti e commossi.